Circa un centinaio di persone hanno inscenato un presidio davanti alla caserma di Firenze Valdissera, per dire no alla base militare a Coltano, una manifestazione svolta durante la riunione fra i vertici militari e quelli istituzionali proprio sulla costruzione della base. Al tavolo si sono seduti il Ministero della Difesa, Carabinieri, il governatore Eugenio Giani, l'ente Parco San Rossore e il sindaco di Pisa Michele Conti. All'esterno residenti dell'area e altri manifestanti si sono espressi contro la costruzione né nell'area designata né altrove. Per il momento non si sa molto su come sarà la base. Dalle poche informazioni filtrate è noto che verrà realizzata su un'area di quasi 73 ettari, di cui 28 resteranno a superficie verde, 5 ettari per le edificazioni e gli altri 40 per viabilità e servizi. Noi chiediamo immediatamente il ritiro del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi, che dà il via libera a un progetto inaccettabile e scandaloso, una cementificazione assurda all'interno dell'area del Parco di San Rossore. Noi riteniamo che né un centesimo né un centimetro quadrato devono essere utilizzati per un'ulteriore militarizzazione del nostro territorio. Quindi la nostra richiesta è che quella base non venga realizzata e che quei soldi vengano utilizzati per le grandi priorità sociali, scuola, lavoro, casa, tutela ecologica e potenziamento dei parchi. Questo presidio fa da apripista a un'altra manifestazione nazionale prevista per il 2 giugno a Pisa. È soltanto un primo appuntamento, dato che qui di fronte a noi c'è la caserma in cui sono presenti le istituzioni locali, regionali e nazionali. Ribadiamo il nostro no e rilanciamo una prossima manifestazione che ci sarà il 2 giugno a Pisa, e sarà una manifestazione di carattere nazionale.